E la scuola di giornalismo Walter Tobagi, la vincitrice del terzo concorso conclusosi mercoledì 1 dicembre, è dedicato al professore di sociologia urbana Guido Martinotti. Aperta a maggio 2016, la competizione giornalistica ha visto sfidarsi le tre grandi scuole di Milano, Tobagi, Yulm e Cattolica. Il tema promosso dall'omonima associazione e dalla Fondazione Cariplo era Quartieri Tranquilli. La giuria era composta da politici locali e giornalisti di rilievo come Lina Sotis, che ha lanciato un messaggio che abita queste zone oggi rivalutate. E voi ancora rendete la periferia un quartiere, un luogo dove si vive bene. Al centro dell'approfondimento ci sono tre zone del capoluogo lombardo, al culmine della loro trasformazione da aree di periferia a zone moderne e soprattutto sicure. I concorrenti hanno filmato e raccontato all'interno di elaborati scritti, ma anche audio-video, i quartieri di Lambrate, Arese e Ripamonti. Ripamonti diciamo che è un quartiere molto in cambiamento per quanto riguarda sia le start-up che diciamo la città più vivibile, e quindi ci sono una serie di progetti per rinnovare la città, aumentare il car sharing, il bike sharing, e quindi ho deciso di tagliarla su questo proprio perché cambierà il modo di vivere il quartiere Ripamonti, che era un vecchio borgo fino a diversi anni fa e quindi adesso si innoverà completamente e sarà diciamo la nuova Smart City. Vi aspettiamo l'anno prossimo, noi ci saremo, voi fate il vostro meglio. Presente alla premiazione anche l'attore Ferruccio Soleri, che ha sottolineato l'importanza di coinvolgere i giovani nei cambiamenti della società. E finché si riesce a parlare, specialmente con i giovani, sulla vita, si può scoprire tante cose nuove.